Ben, ciao a tutti, oggi ciao a tutti. siamo qua con una super novità. Due super novità. Super novità, le nuove Puma Deviate Nitro 3 e le Deviate Nitro 3 Elite, colorazione olimpica, cercherò di non mischiarle. Qua abbiamo una Puma Deviate Nitro 2. Puma Deviate Nitro Elite 2 invece, quindi i modelli che precedono queste qua nuove arrivate. Allora, io non l'ho mai nascosto, una delle best evoluzioni di schiume con lo Zoom X di Nike è stato il Nitro di Puma. Il Nitro Elite è una di quelle mescole che mi ha fatto subito impazzire. Il primo modello della Elite aveva una piastra in carbonio un attimino più dura, che ho sempre preferito, con questa mescola morbidissima. L'idea della scarpa, vabbè, potrebbe essere quella di una Rocket X2, mentre la particolarità invece della Deviate normale è che è una scarpa con la piastra in carbonio, ma con molta mescola morbida, che va bene più o meno per tutti. E un prezzo sicuramente più popolare, più accessibile, ecco. È una classica intermedia con la quale fare lavori, gare, magari anche la corsa lenta. Questa è la scarpa racing. Per di più Puma l'aveva lanciata a prezzi davvero folli all'inizio e quindi la popolarità è aumentata tanto. Sì, mi ricordo le prime Puma che avevo provato, le FAS, avevano numeri FAS 5000 e compagnia. Sì, sì, carine, però qua hanno azzeccato la mescola, hanno azzeccato le scarpe. Quindi, cosa ci aspettiamo da queste nuove scarpe? Vuoi raccontarmi un po' le tue impressioni, perché tu le hai usate? Abbiamo tante coperture, tanti video mentre sono fuori a correre, le abbiamo testate, una corsa con le Deviate Nitro e una corsa con le Deviate Nitro Elite. Vabbè, dopo vi racconto anche cosa abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto, primo per vedere come andavano e soprattutto per raccontare un po' le differenze con il modello vecchio e tra questi due modelli. Okay. Da quale partiamo? Io parto dalla dalla non Elite, perché sono quelle che ho scritto per prime e quindi andiamo. Vai. Con loro. Allora, raccontiamo un attimo il battistrada. Praticamente cambiato l'intaglio, sembra più uno pneumatico. Sì, una parola bruttissima, uno pneumatico. Ed è sempre in Puma Grip. Puma Grip, sì. Quel nome che identificava il battistrada di Puma, che tutti abbiamo apprezzato nelle varie declinazioni, perché gran presa, gran grip e bella tenuta. E queste come ti sembrano da questo punto di vista? Gran grip, grande tenuta. Non è cambiato, formula vincente non si cambia. C'è un po' meno di gomma e un pochino più fine, sembra, forse un millimetro e mezzo in meno. Non abbiamo la gomma qua nella zona del mesopiede, fondamentalmente lì ci serve ben poco. Ho visto altre scarpe rovinarsi lì, ma davvero ci cambia niente. Mentre nelle zone di maggior contatto c'è la gomma, ce n'è comunque abbastanza. Allora, ti dico, come grip davvero super, non c'è niente da dire. Un pochino di consumo nelle vecchie versioni e credo che ci sarà anche su questa. Certo. Comunque, vabbè, questo qua è il nostro primo first look, abbastanza lunghino, guardatevelo fino in fondo, ma dopo andremo con le recensioni di una e dell'altra. Me le porterò in vacanza io, anche perché poi Deviate Nitro non Elite è una scarpa all around. E quindi vabbè, meglio di quella da portarmi via, faccio anche fatica a pensare. Io vedo un po' di differenze tra i due modelli, un po' sulla parte della tomaia, poi raccontami un pochettino, perché viste così di intersuola ci sono un po' di differenze. Allora, intersuola, diciamo che è rimasta più o meno simile la schiuma. C'è doppia mescola, giusto? Sì, nella zona inferiore, soprattutto nel tallone, abbiamo il nitro normale
e invece che comunque è una mescola morbida, stabile. Nella parte invece superiore, soprattutto nell'avampiede, abbiamo il Nitro Elite. Non è il Nitro Elite che utilizzano nella Elite, ma è comunque una buona mescola. Queste non le abbiamo ancora tagliate, ma dovrebbe essere un attimino più duretto, anche la sensazione è che sia un pochino più duretto, sicuramente più reattivo del nitro normale. In questo caso ne hanno messo praticamente su tutta la lunghezza del piede nella parte inferiore e tutta la lunghezza nella parte superiore del Nitro Elite, un pochino di più uno nell'avampiede, un pochino di più l'altro nel tallone. E quote? Sono cambiate? Allora, quote è un problemone, nel senso le hanno aumentate. Puma dice che la Nitro Elite 2 era 38 mm e 30 mm. Quindi con posteriore 30 anteriore e drop di 8. Drop di 8, cosa che poi abbiamo visto in giro che più o meno non le rispettava. Ora, ripeto, la Nitro 3 non l'abbiamo ancora tagliata e spero che la taglieremo il più tardi possibile. Questo dipende da me però. Puma dice che invece la Nitro 3 è 39 mm nel tallone e 29 nell'avampiede, quindi è cambiato il drop che è diventato di 10 mm non più di 8. A me viene da pensare con questi dati che davanti ci sia meno mescola, però, come hai detto tu prima, sembra che in realtà le misure dichiarate per questa scarpa, la versione 2, non siano proprio così corrette, cioè non ci siano 38 e 30 mm, ma siano sensibilmente di meno. Quando la taglieremo faremo quattro misurine e lì vedremo in realtà com'è. Però la percezione vista da fuori è che ci sia più mescola qui. Sì, allora ho fatto una misurazione io empirica, dovrebbe essere abbastanza valida perché l'ho presa comunque dall'interno e nel tallone abbiamo 5 mm in più. Differenza rispetto a questa. In effetti questa sembra proprio avere nel tallone tanta mescola in meno rispetto a quello che veniva dichiarato. Quella esterna potrebbe salire un pochino a dare un po' più di sostegno, ma io l'ho misurata all'interno, quindi dovrebbe, se non sono 5 mm in più, sono 4, che comunque è un'ottima cosa perché è diventata molto più ammortizzata, quindi per assurdo persone che pesano un pochino di più potrebbero usarla. E se dicevamo limite dei 75 kg, in questo caso comincio a non vedere più limite di utilizzo. Quindi la tua percezione quando le hai indossate e utilizzate in allenamento è stato quello di avere una risposta con un po' più di intersuola, un po' più morbida da un certo punto di vista? Sì, soprattutto io non sono tallonatore, quasi non lo appoggio, te lo dico, l'ho sentito molto di più nella camminata, cioè da appoggiare apposta di tallone sentivo che la scarpa fosse molto più morbida e quindi più o comunque con tanta mescola in più. Ok, bene, grazie. Tomaia al tatto molto simili, un attimino più tieni questa, anche se fa un po' schifo che l'ho usata per correre, un po' sudaticcia. C'è sempre il power tape. Sì, esatto, power tape di rinforzo, ce n'è di più che arriva fino alla zona degli occhielli e devo dire che hanno migliorato un po' in traspirabilità nell'avampiede, che gli hanno fatto questa mescola e questo mesh un pochino più retato. La calzata è sicuramente fedele al numero, quindi stesso numero solito, per un piede comunque medio stretto, ecco, chi ha un piede largo, che vuole una scarpa larga, non so quanto gli possa andare bene, ecco. Per il resto, ripeto, quasi stessa tomaia, rinforzo in power tape di più. In questo caso non vedo la problematica che c'era con il vecchio modello che si staccava e credo che sia mezzo infuso, non so bene. Sembrerebbe. È più un tutt'uno, quindi credo che questo l'abbiano migliorato. Anzi, sicuramente l'ha migliorato perché ne ha messo di più ed è migliorato perché non si dovrebbe staccare. Andrea, vogliamo parlare magari prima di queste altre e poi dopo mi fai un po' un confronto sulle tue sensazioni di uso di entrambe o come vuoi? Allora, no, finisco un attimo. Lacci invece sono rimasti praticamente identici, un attimino più morbidi quelli della 3. Sì. La linguetta è rimasta praticamente la stessa, racing ma abbastanza morbida.
quindi è piattissima, sembra quasi una, lo zoom di Nike, questo doppio mesh con dei filamenti dentro, molto bene perché comunque riesco a stringere le scarpe forti e non mi danno problemi i lacci, mentre è cambiata tanto la zona del tallone, tanto. L'avevamo molto più morbida nella versione 2, mentre nella versione 3 abbiamo una bella conchiglia con anche questo rinforzo esterno che mi aiuta anche a non confondere la Elite con la normale. Mentre la zona del tallone è rimasta imbottita praticamente identica, c'è una buona imbottitura. Hanno creato una scarpa da corse medie, comunque che è abbastanza frizzante, con una buona mescola. Io ho sempre sofferto la doppia mescola, che è troppo dura una e l'altra sì, ok, può essere bella ma non troppo reattiva, o meglio il mischiotto insieme non mi dà una grande scarpa. Nel caso della DeWitt, qua parlo della 2 ma sarebbe stato lo stesso caso della 3, sono riuscito anche a correre una gara 3 al chilometro, quindi comunque una scarpa che spinge. Una cosa che ti faccio notare, tenendole in mano tutte e due, c'è un cambio di nomenclatura. Su questa si parla di Nitro Elite e quindi viene identificata, diciamo, la mescola più nobile, mentre qui c'è soltanto Nitro o Nitro, come volete, a identificare la mescola tra virgolette meno nobile. Secondo me è una segmentazione di marketing, nel senso, questa è una scarpa più economica, meno spinta rispetto a questa che ha Nitro Elite, e forse vuole in questo modo essere percepita come un prodotto di fascia media, una scarpa intermedia per gli allenamenti, ma non una scarpa puramente da gara. E mentre la scritta Elite cambia completamente la mescola, ma dà proprio quel tipo di connotazione. Diciamo che forse abbiamo il Nitro 1, Nitro 2 e Nitro 3, perché poi il Nitro Elite che c'è in questa Nitro non è lo stesso che abbiamo nella Elite. Qua ragazzi, giochi di parole che si sprecano. Il problema grosso è che poi è quello che anche tra messaggi nostri, quando scrivevamo, ma questa qua è la Nitro Elite o la Nitro normale? Perché? Perché c'era la scritta Nitro Elite. C'è stato un momento in cui uscivano delle colorazioni un po' strane, o si pensava al nuovo modello e non... molta confusione. Vale un po' anche per tutte le aziende, pensa allo Zoom X che è utilizzato in un sacco di scarpe Nike, però dati alla mano, lo Zoom X che trovi sulle Alpha Fly non è lo Zoom X che c'è sulle Invincible 3. Si usa lo stesso nome, la formulazione magari è piuttosto simile, ma come poi viene costruita quella mescola specifica per quel modello di scarpe fa ottenere una risposta completamente diversa. Quindi ben venga anche questa scelta di nomenclatura. Certo che se l'avessero chiamata non Nitro, ma in un altro modo, forse sarebbe stato più semplice, ma non fa niente. Comunque, in generale, ti posso dire, rispetto al modello precedente, una corsa un po' più spostata sul tallone, sì. Potrebbe essere per due motivi. Il primo per l'aumento del drop e il secondo per l'aumento della schiuma nel tallone. Niente, diciamo che lo spettro di utilizzo è maggiore, parlo di lentezza e pesantezza degli atleti, quindi un atleta un pochino più lento e più pesante se la può permettere con meno remore. Ok, perfetto. Bene, spostiamole qua, adesso andiamo su quelle più puzzolenti, che sono le DeWitt Nitro 3 Elite o Elite 3. Cambiato anche qua il battistrada rispetto al modello precedente, sia per l'intagliatura sia per l'utilizzo di un po' meno di gomma, sia qua nell'avampiede e sia nella parte invece qua del tallone ce n'è un po' di meno. Stesso discorso di prima, grip super, forse quasi meglio della DeWitt Nitro. Non ti saprei dire perché è un filo più alta, ma non lo so, mi è piaciuta bella, come se ti ricordi quando l'ho provata lì su quel destra-sinistra, sono rimasto bello incollato, sono andato almeno un metro prima a curvare e me la sono sentita molto più a mio agio. Anche qua si consumerà abbastanza, anzi qua
fatto gli stessi identici chilometri, anzi mezzo chilometro in più con la Elite, e vedo un attimino più di consumo, ecco. Non è quel mezzo chilometro lì, ma è sicuramente la mescola un attimino più morbida, come se fossero le gomme rosse in Formula 1 rispetto alle bianche o alle gialle. Mescola in Nitro Elite Foam, io l'ho trovata praticamente simile, se non uguale, al vecchio modello, ma quello che è cambiato, la piastra in carbonio è rimasta la stessa del modello 2, quello che è cambiato, e qua secondo me il cambio epocale, l'hanno portata a 40 mm, quindi ha aumentato anche qua il drop a 8, 40, 32, mentre su quell'altra era 5, 6, e quindi questo cambio epocale, perché l'ha fatta diventare la scarpa da maratona anche. Di fatto perché sì. Tutti usavano, anzi si diceva che era la Fast Air, la scarpa da maratona, questa era troppo bassa. Sono riusciti ad alzare la scarpa, ma a renderla comunque extra stabile, perché mi sono trovato molto bene, ti ripeto, anche nelle curve. Mi piaceva molto come era aggressivo il modello 2, soprattutto l'1, ma anche il 2, mentre mi rendo conto che anche questa, sì, forse ha perso un po' di aggressività, diciamo, ma è una scarpa super veloce, tanto quanto quella. Pensando poi a una distanza prolungata rispetto a quella che magari era lo sweet spot ideale per questa scarpa. Piastra in carbonio, full plate, come mi hai detto. Ah, non l'abbiamo detto prima lì, c'è una piastra anche in quello, ovviamente. L'abbiamo dato per scontato, un po' diversa come forma, però c'è una piastra anche lì. Sì, non l'abbiamo tagliata, ma lì ha una specie di... Ha uno svaso praticamente, come se fosse aperta al centro, come se fosse due dita, mentre questa è un blocco intero. E secondo me questa qua è un attimino più spessa di quella, ma... Nel senso che è un po' più rigida? Sì. Non vuoi vederla, non me la fai aprire? No. Ah, ok. Scrivete nei commenti se volete che io tagli queste scarpe, così vediamo se mi rendete felice. Intanto sono le mie, queste le devo ancora utilizzare, quindi al massimo a fine vita. Tomaia è diventata più comoda, stesso materiale qua, Ultra Wave, diciamo col mesh ingegnerizzato, plastichino, a me piace molto, è il miglior materiale secondo me per le tomaie. A me non si era praticamente distrutta né la 1 né la 2, non vedo il motivo perché si debba rompere questa, e ti ripeto, secondo me è diventata molto più comoda, anche lei stesso numero solito, ma soprattutto nell'avampiede la trovo un pochino più comoda. Questo secondo me va benissimo per le 10 km lo stesso, le mezze maratone, perché comunque riesco a stringerla bene, ma va benissimo per la maratona, perché quando arrivi col piede un po' più gonfio non ti dà problemi. La zona del tallone in questo caso è rimasta praticamente identica, quasi inesistente, ma c'è, ecco, perché comunque non è mollicissima, un pochino di rinforzo c'è, ma pochissimo. Hanno tolto sui lati la schiuma, ma gliel'hanno lasciata qua nel collarino, cosa secondo me intelligente, perché non ti taglia. I lacci anche qua un attimino più morbidi, ricordano molto quelli della Deviate Nitro 3. La linguetta è rimasta praticamente identica, anche qua un'ottima scelta, perché riesce a stringerla forte, non ti dà il collo del piede, non ti dà fastidio al collo del piede. Che dire... Come vanno ai piedi? Forte adesso. Perché ero dietro di lui, però in bicicletta, e andava forte. Ti dico, rispetto alla versione 2, mi dà l'idea di essere comunque molto racing, molto di avampiede, sicuramente più protettiva. Quindi davvero, se a me erano piaciute tantissimo le 1 e le 2, in questo caso hanno fatto ancora un miglioramento, un bel passo in avanti. Devo dire che già queste le mettevo tra le mie scarpe col carbonio preferite, e queste qua non posso che non metterle, ecco. Bene. Ora andiamo a spiegare il test, anche qua molto cacciarone come piace a me. No, un pochino pensato. Abbiamo fatto un fartlek sul canale qua da te, perché? Perché in pista non c'ho voglia di correre tanto. Perché? Perché sono scarpe che poi bisognerebbe usare su strada. Abbiamo fatto
un fartlek ripetuto 4 volte, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti forte con recupero 1 minuto piano. Più o meno sono venuti dei ritmi forti tra i 3.10 e i 3.15 e nella parte lenta invece tra i 3.35 e i 3.45, sì. Più o meno, ecco. Prima parte del lavoro in salita, dove quindi dovevo tenermi un attimino e poi spingere al ritorno. Invece leggermente a favore. Abbiamo usato per scelta mia lì prima la Deviate Nitro 3, che era un pochino più fresco, e al pomeriggio invece, che ero un pochino più stanco, anzi molto più stanco, la Deviate Nitro 3 Elite, per simulare anche un pochino io, questo forse non te l'avevo detto ma era il mio pensiero, in quanto è diventata una scarpa per maratona, con le gambe belle secche dal mattino, ho detto la uso e voglio vedere se davvero c'è quella protezione e quella comfort che volevo per una scarpa da maratona. Fartlek poi a sensazione abbastanza lungo, con dei tratti anche da 3 minuti per capire un po' le differenze, ecco. Cosa ne è emerso? Allora, al mattino con la Nitro Deviate Nitro 3 ho corso bene, dai, ho fatto una media di 3.25 al chilometro, che per la mia condizione adesso non è comunque banale. E, percorso poi. Sì, la prima parte ho fatto 3.31 di media con un po' di salita. Devo dire che la scarpa, quando devo correre forte, la devo comunque spingere, ecco. Mentre quando correvo a 3.35, 3.40 mi piaceva, perché sentivo proprio il piede riposare, ecco. A quel ritmo lì vanno da sole, quando invece le devi spingere, quindi, invece è un pochino più dure. Al pomeriggio, appena ho messo la Deviate Nitro 3 Elite, già solamente per fare il riscaldamento, ti ho detto, boh, mi sembra di non averle i piedi. Ho sentito sicuramente tantissimo la loro leggerezza. Anche lì non l'abbiamo detto prima. 265 circa nella mia misura per la Nitro normale, per la Elite invece siamo sui 205. Anche se hanno aumentato la mescola, sono rimaste praticamente dello stesso peso della 2, mentre la Elite ha perso 10 grammi, anche se l'hanno alzata, quindi tantissima roba. Dicevo, mi è piaciuta tanto questa invece quando correvo forte, perché mi faceva correre molto più naturale, molto più spinta, con meno energia dissipata per correre forte. È venuto fuori un tempo un po' più veloce per giunta? Sì, condizioni climatiche un po' differenti. Ero già bello stanco, ho simulato una maratona, tant'è che mi sono venuti i crampi nell'ultima parte, quindi non ho spinto eccessivamente, ma già all'andata avevamo guadagnato quei 200-300 metri in più, e quindi no, non banale, ecco. Non parlo mai, cioè, di prestazioni in sé, ma parlo proprio di sensazioni di corsa. Se pensi come siamo saliti, con che facilità con l'Elite rispetto alle Deviate Nitro normali, c'era un bel po' di differenza. Ci sta, il target è diverso, la tipologia di scarpa è differente, questa è una racer pura, quella è un'intermedia che costa anche un bel po' di meno e che ha diverse caratteristiche, pesa di più, ci sta. Comunque entrambe mi sei sembrato andare, io ti ho seguito in bicicletta da tutto il tempo, mi sei sembrato andare via molto bene comunque con tutte e due. Visivamente, ovviamente, con l'Elite c'era qualcosina in più. Allora, io in conclusione dico che mi sono piaciute tanto le Nitro 3 come mi erano piaciute le 2, ma in questo caso penso davvero ad atleti, quelli un pochino più lenti, che le possono usare tranquillamente per fare tutti i lavori e anche le gare. Mm-hmm. Sicuro. Mentre per atleti un pochino più veloci tipo me, sono super per farci lenti, perché adesso quei 5 mm in più li senti quando sei stanco, e lì vabbè, un po' cambiato io l'idea, le riesco ad utilizzare magari anche sui lavori non estremi, tipo su un medio le potrei utilizzare, un medio maratona le potrei utilizzare, e però in quel caso dopo per i lavori un pochino più forti e i lavori più forti e le gare invece devo utilizzare la Elite. Certo. Mi piace tantissimo come idea che abbiano fatto due scarpe molto simili,
una intermedia abbastanza spinta, è una scarpa da gara, ecco. Quindi se volessi fare una rotazione in casa Puma, o utilizzo delle Velocity proprio per delle, dei recuperi, o le Magnify che non ho provato ma ho visto che sono stramorbide, e queste due qua per corse un pochino più svelte, lavoretti e lavori invece tosti a ritmo gara e gare. Bene, beh, adesso passeremo, anzi passerai a utilizzare, come hai detto, queste scarpe nel corso delle prossime settimane per fare allenamenti proprio di qualità e ritmi ancora un po' più forti, per arrivare poi alla classica nostra recensione con i tanti chilometri fatti e delle impressioni un po' più specifiche. Però è stato interessante vedere come queste scarpe si sono modificate, anche perché tutto sommato più queste di queste, ma sono state dei bei best seller per tanti puristi appassionati, le Deviate Nitro. Diciamo che non vendo fumo, nel senso che a me sono piaciute tanto, ma chi dopo le ha provate si è reso conto di questa mescola morbida e reattiva. Vedremo anche quanto costeranno effettivamente sul mercato, perché Puma ci ha sempre un po' sorpreso con delle politiche, Puma i partner poi, ci ha sempre sorpreso con delle politiche commerciali molto aggressive, e questo ha aiutato anche il marchio un po' a diffondersi in modo più significativo sul mercato italiano, quindi ben venga anche questo. Comunque già da prezzo di listino sono tra quelle che costano di meno, sì, come scarpe da gara, e sono tra quelle che costano di meno come scarpe da intermedie, mezze gare, perché se penso stiamo circa anche 30-40 euro, esatto, 170, siamo 30-40 euro sotto. Queste qua sono aumentate un attimino, sono 230 di listino invece che le 210 delle due. Però 2,30 non è tanto, pensando alle altre scarpe concorrenti si trova comunque ben poco, comunque a 230 anche le altre scontate. Vabbè, ben venga. Bene, fateci sapere se vi è piaciuto questo tipo di analisi. Andrea Sofentini che corre due volte al giorno con due scarpe diverse, perché alla fine la sintesi è questa qua. Però è stato interessante fare lo stesso lavoro, lo stesso tipo di allenamento mattina e sera con due scarpe diverse per raccogliere un po' di esperienze. Sì, diciamo che poi vabbè, in quanto first look ci veniva anche più comodo, perché avevo subito le impressioni con una e con l'altra, sapendo che ero più stanco al pomeriggio, eccetera, 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 eccetera. Bene, trovate come sempre l'articolo sulle pagine di The Running Club, qui sotto spazio per i commenti se volete farci sapere, se volete chiedere qualche cosa di più su queste due scarpe. Secondo me su quelle lì ci saranno parecchie richieste. Ma secondo me anche sull'Elite, l'Elite sì, stanno prendendo un po' più di piede, e chi aveva paura che non era scarpe da maratona, adesso lo sono diventate, e quindi secondo me le vedremo ai piedi di tanti atleti. Per di più fanno sempre di quelle colorazioni che sono clamorose. Sì, sì. Come le nostre magliette. Non fatta apposta. No. Forse te sì che l'avevi fatta apposta, no, però la potevi mettere anche blu. Star bene con questa, sì, 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 forse. Bene, niente, ci siamo dilungati tanto, ma era giusto farlo. Ripeto, first look, dopo arriveranno, credo finita l'estate, la recensione completa sicuramente della Deviate Nitro 3, vediamo se della Elite, perché io di gare ad oggi ce li ho dopo ottobre, novembre, vediamo. Va bene, ci vediamo al prossimo video e per ora buona visione. Buona visione, ormai l'avranno finito di vedere. Magari lo vogliono rivedere ancora, siamo stati molto belli. A presto. Ciao ciao. Ciao a tutti.